Ciao! Oggi voglio raccontarvi, per chi se lo fosse perso, cosa la NASA ha dichiarato ieri 26 ottobre 2020 al mondo intero. Ovvero ha affermato di avere prove concrete riguardo la presenza di acqua sulla Luna, ma non acqua, perché già si sapeva che c'era l'acqua, però si pensava che fosse difficilmente estraibile, ovvero dentro dei ghiacci, in zone, soprattutto le calotte polari della Luna, molto difficili da raggiungere, oppure dentro i minerali, nelle strutture chimiche dei minerali. E invece hanno detto che è più semplice del previsto estrarla, perché c'è proprio ghiaccio, acqua sotto forma di ghiaccio a pochi centimetri dalla superficie, anche in piccoli crateri, in modo tale che una missione con uomini fisicamente presenti su Marte possano sfruttare questa risorsa, l'acqua, per poter stare stabilmente lì. Capito? Come hanno fatto? Ve lo spiego. Il problema grosso nostro è che dalla Terra, con i nostri telescopi sulla Terra, abbiamo l'atmosfera che filtra e assorbe tanto dell'infrarosso che arriva, perché i telescopi che hanno scoperto la presenza di acqua pura sotto forma di ghiaccio sono telescopi a infrarossi, leggono praticamente le vibrazioni delle molecole di acqua fondamentalmente, e riescono a discriminare quella frequenza precisa a cui solo una molecola di acqua vibra. Il fatto è che con l'atmosfera nostra, da Terra i nostri telescopi non riescono a discriminare l'acqua se è sotto forma di ossidrile e dentro un minerale, oppure no, è quella che ci serve, ovvero quella allo stato solido, acqua allo stato solido. Sicché che cosa si sono inventati? Hanno montato un telescopio a infrarossi su un Boeing 7, su un Boeing, mi sembra un vecchio 747, mi sembra, e il progetto si chiama Sofia, e volando a 12 km d'altezza, praticamente oltre la maggior parte dell'atmosfera nostra, perché dovete sapere che già credo a 5000 metri la densità dell'aria dimezza, sicché a 12.000 metri, diciamo, la densità dell'aria è talmente bassa che si ha poco effetto di filtraggio degli infrarossi provenienti dalla Luna, chiaramente. E lì hanno scoperto che, appunto, l'acqua, che si sapeva solo essere alle regioni polari, invece si trova su tutta la faccia della Luna, anche quella esposta al Sole. E lo stesso è stato confermato da una piccola sonda chiamata LRO, il progetto LRO, che girando intorno alla Luna ha confermato la presenza di ghiaccio, acqua sotto forma di ghiaccio, anche in crateri piccoli e non molto profondi, anche poco profondi. Questo che cosa comporta? Avere acqua disponibile è la condizione fondamentale per poter sopravvivere sulla Luna in pianta stabile con una colonia. E infatti abbiamo il progetto Artemis, che si propone di riportare entro il 2024 un uomo e una donna, diciamo, questa è una cosa un po' simbolica, no? Dopo tanti anni sulla Luna, per gettare le basi di una futura stazione, mi ricordo un po' Spazio 1999 questa cosa, sulla Luna, che sarà utilizzata per i successivi viaggi su Marte, perché partendo dalla Luna verso Marte, diciamo, il costo di partenza è molto inferiore che partire direttamente dalla Terra. Il gioco che sta alla base è questo. Io ve ne parlo da geologo, appassionato sicuramente di queste cose, da geologo, perché dovete sapere che i geologi nel campo dell'esplorazione spaziale sono molto ricercati. Esistono corsi anche in Italia, nel nord Italia sicuramente, non mi ricordo che università, un'università del nord Italia ha un corso proprio di geologia planetaria che forma geologi che potrebbero, se hanno voglia e ci riescono, andare a lavorare nelle varie agenzie spaziali. Dovete sapere che già esiste una carta geologica della Luna e anche di Marte, è stata fatta dall'USGS
il Servizio Geologico degli Stati Uniti, ed se la cercate su internet la trovate, è bellissima. E i geologi, quando si parla di risorse naturali e l'acqua è uno di questi, sono sempre chiamati in causa, anche per il discorso, come se siete stati attenti prima, dell'acqua nei minerali, insomma, per poter discriminare queste cose, ci sono sempre di mezzo fisici, chimici e in questo caso anche geologi. Io sono contento di questo, è una news che è uscita ieri, volevo condividerla con chi ancora magari non avesse avuto occasione di saperla. E magari seguitemi sul canale, perché sto incominciando a cercare di produrre video brevi via via che vedo notizie interessanti che meritano di essere magari raccontate un attimetto. Fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!